Doveva finire comunque, ma finisce prima, perché lei scopre l'altro pacchetto, quello che lui ha infilato sotto il letto. Quella sera rientra presto dal lavoro e la trova seduta lì, con quella lunga scatola vicino ai piedi. Ha acceso le luci dell'albero, lampeggiano rosse, verdi e bianche alle sue spalle. Cos'è questo? Domanda lei. Come hai fatto a trovarlo? Stavo spazzando sotto il letto, risponde. Cos'è? È un mitra di fabbricazione svedese, un Gargustav modello 45 da 9 mm, con il calcio pieghevole di metallo e un caricatore da 36 colpi, più che sufficiente per sbrigare il lavoro, matricola, brasa, pulito, impossibile da rintracciare. Con il calcio piegato è lungo solo 55 centimetri, pesa 3,5 kg. Può andare fino in centro con la scatola sotto braccio come se fosse un regalo di Natale, poi gettarla via e nascondere il mitra sotto il giubbotto. Gliel'ha mandato Sal. Non le dice niente. Le dà una risposta stupida e ovvia. Non dovevi vederlo.